da, alla grotta Cannone, qua, più estesa dentro, con questi sicuramente nel Paleolitico, da 10.000 a 40.000 anni fa, stato rifugio, residenza di persone di questi sono i funghi, vabbè, proseguo di qua, adesso esco piano piano, poi sono venuto innumerevole volte, quello è l'ingresso, perché il buco gira, vedi, vabbè, esco piano piano e poi è un po' freschetto, è più fresco fuori da qua, vedete, ecco la grotta, vedi, c'è pure l'alito che respira e manda il capo, torno, ah, la soffitta abbastanza, 5 metri, l'apertura, allora, 1,5 metri per 60 centimetri, adesso usciamo fuori e percorriamo la discesa, guarda qui, e mi voglio soffermare qua, vedi, rotta, Cannone, queste molte lembe ce l'hanno messa, al ricordo del gruppo, non ho capito, vabbè, dopo si legge, comunque qua c'è, vedi, rotta Cannone, hanno appeso questo qua, forse più di un anno, esco piano piano, andiamo in poppa, adesso scende qua, bisogna stare un po' attenti, ci sono due percorsi, c'è quel percorso, quello là, e questo qui, faccio questo però con un'estrema precauzione perché qua si può scivolare. Guardiamo la rintorno, vedete, questa qua è la grotta, scendo e faccio questo percorso più o meno dove sono salito, poi con la mano ogni tanto vi faccio la neve scivola, qua bisogna stare attenti, si scivola un po', adesso si cade sul morbido, però massima precauzione, mi aggancio qua, vedi qua mi aggancio, scendo anche qui, vedi i piedi come si mette, vedi così, così, scendo, qua la neve, è una neve farinosa e scivolosa, però vabbè, qua se si cade non ci sono pericoli, c'è il vantaggio di ripercorrere il medesimo percorso che ho fatto nell'ascesa e nella salita. Ah, veramente la salita da qua a là. Adesso faccio una cosa. Preferisco fare questo percorso. Un po' di qua, posteggio qua. Bisogna fare zig e zag. Quindi ascendo più. Ma poi faccio indietro, vai. Se ingareggio con la mano qua, scendo di dietro, vabbè, qua ci sono delle impronte di buco, scendo qui, scendo qui, così penso la caccia in volte, bisogna cercare, qui da dove provengo, la grotta sta lì, devo scendere, vediamoci, vabbè, la discesa procede bene, facciamo attenzione con la cipaia, vediamoci, la zigzag si fa sempre, la zigzag, la migliore tecnica, qua c'è una roccia, bisogna stare attenti, qua non c'è la roccia, ok, passo qui in mezzo, faccio la presa, vedi, la presa faccio, mentre scendo faccio con la mano così, vedi, mantiene così, e con i piedi scendo, guardate di qua, afferro con la mano qua, vedi, ecco qui, il percorso diciamo più scorrevole, andiamo, andiamo giù, sì. Un po' di discesa, ecco qua,
prendono ormai. Qua bisogna avere, vedi, tipo slalom, le gambe molto agili e la caviglia robusta. Qua non ti si improvvisa, escursionista dall'oggi al domani. Guarda che ha fatto la cosa, è distrutto tutto.